Signori, siamo su Nessus. Tomba dello scrutatore, solito posto, è qui sull'albero che vi aspetta. Fate il giro allo spawn e poi sul ramoscello rosso trovate Xur. Questa settimana vende di nuovo l'Huckleberry. Di nuovo l'Huckleberry che l'ha venduto mi sembra qualche settimana fa, di recente comunque. Quindi ci ripetiamo. Ottima arma esotica, primaria, cinetica, da usare se non avete e non usate anarchia. No. Però furia con cavalcata del toro, aumentati la cadenza di fuoco e il rinculo quando si tiene premuto il grilletto. Le uccisioni con quest'arma ricaricano una porzione del caricatore. Super stonks se avete il catalizzatore, perché vi riempie tutto il caricatore, quindi potete rimanere lì a sparare a tutti i mob senza nessun tipo di problema. Quindi ottima, ottima, ottima arma da avere. Stretta di mano del bugiardo, cacciatore. Utilizzare corpo a corpo ad arco e essere colpiti da un corpo a corpo ti permette di contrattaccare con un corpo a corpo potentissimo che rigenera la tua salute. One to punch, signori cari. Ha anche un buon roll, con 22 di recupero, 14 di forza. Lo leggete? Sì, lo leggete. E questa è un'esotica che si usa principalmente, appunto, come vi dicevo, per fare l'abilità della One Two Punch, che sul canale trovate, anche se è vecchia, di Shadowkeep, se non ricordo male, ma ha lo stesso funzionamento, a parte la mod stagionale che non c'è più, ma si può comunque utilizzare per fare una build decente. Naturalmente vi serve il pompa con gancio letale, altrimenti un po' meno, però è sicuramente, non vi dico stonks, però utilizzabile. Se un domani dovesse tornare la mod con i danni aumentati ad arco del corpo a corpo, tenetela lì, ragazzi, non si sa mai. E è anche un buon roll. Adesso controllo anch'io se ce l'ho meno peggio di quello. MK44 fate largo, fornisce uno scudo aggiuntivo quando si scatta con la salute piena e con assalto sismico, martellante e scudo travolgente. Quindi tutti e tre le sottoclassi che hanno la spallata caricata. I colpi con questa abilità ricaricano una parte dell'energia del corpo a corpo. Quindi questo è l'elmo indistruttibile dei poveri, diciamo così, per tutte le sottoclassi. Quindi l'elmo indistruttibile ve lo carica tutto il corpo a corpo se fate una kill. Questo una parte, quindi è abbastanza bad anche come stas, quindi lo lascerei lì. Diverso discorso invece per le armille. L'uccisione corpo a corpo rigenerano istantaneamente una gran porzione di salute. L'effetto continua dopo il colpo per un breve periodo di tempo. Top roll 16-21, no, overall non tanto perché è 59, però 16-21 mi esce fuori una build 100-100, niente male. E controllo anche questo, se che tipo di roll ho sulle armille. Armille che si possono eventualmente usare in PvP, soprattutto adesso che la gittata dei pompe è stata diminuita. Questo vi permette di fare la kill col corpo a corpo, recuperando e facendo ripartire subito la rigenerazione della salute, il che non è affatto male, soprattutto eventualmente se fate le kill anche con la sottoclasse solare che c'è il corpo a corpo da lontano, che vi fa recuperare energia. Quindi è una buona esotica, non super top. Se devo fare una classifica delle esotiche della strega, io ci metto i passi e l'aspetto fidiano, e magari al terzo posto potrei mettere le armille. Insomma, si può usare, non un brutto Xur, raga. Huckleberry da prendere, la stretta di mano da prendere anche con un roll decente, peccato l'intelletto. E le armille idem, buon roll. MK no.